Bene, nella storia della mia vita io vi ho raccontato di Anna, ma la cosa straordinaria è che a un certo punto della mia vita, nel 2002, io era successo che il 29 gennaio del 2002 io ero stato investito mentre ero sull'automobile e spuntava il muso sul marciapiede a raso in Via Larga. Un pullman che passava rasente il muro e camminava sul marciapiede a raso investì la mia macchina. Io ebbi una botta violenta sulla testa, fui costretto a collare e ad andare a Cunardo, dove c'erano due miei amici che abitavano prima lì nel cortile di fianco a me, che avevano messo su una trattoria e io li avevo aiutati a realizzarla e avevano bisogno di me. Io mi trovai una sera di fronte una brasiliana che aveva esattamente il volto di Anna Badari, giovane. Fu una sensazione che non vi dico, era come se la mia amica fosse ritornata lì in vita e avesse nuovamente bisogno di me e mi indirizzasse nuovamente verso qualcosa che doveva accadere di importante per me. Dunque, è una cosa che a pensarci bene è straordinaria, ma il volto, la figura erano esattamente quelle di lei. Aveva un visto di soggiorno come turista, ma come molti brasiliani voleva trovare un lavoro e lì lavorava presso il ristorante dei miei amici, facendo da inserviente, da cameriera, E il mio amico che gestiva il bar se ne approfittava perché in cambio della promessa di assumerla giocava sporco. E così io mi vidi in mezzo un qualcosa che proprio non accettavo e non mi piaceva. Ora era successo che io ero stato invitato per quell'estate ad andare a Monte Silvano da una certa Maria Grazia Arpino. Che aveva avuto il mio nominativo da padre Magni, con il quale io ero in contatto, e che grazie a lui avevo anche potuto fare delle conferenze sulla mia tesi presso gruppi di cristiani. Ora, padre Magni, in una sua conferenza a Pescara si era trovato questa Maria Grazia Arpino che gli aveva chiesto dei giudizi su una sua teoria legata ai giorni di permanenza di un nascituro nel grembo della madre, perché secondo lei c'erano dei calcoli da fare. E padre Magni le aveva detto che,
se c'era qualcuno che poteva darle una risposta ero io, mi cercasse. E lei mi aveva cercato e mi aveva invitato ad andare in agosto a Montesilvano, ospite suo, gratuito, per discutere delle sue teorie. E io le avevo detto che ero impegnato con questi miei amici a Cunardo e non potevo. Ebbene, a Cunardo, a una settimana dalla fine di agosto, ci fu un vero e proprio litigio tra me e il mio amico. Perché quando mi accorsi che si approfittava troppo di questa ragazza, lo presi a muso duro e gli dissi che non si agisce così. E lui mi cacciò. Vattene via, vattene via. E io non me lo feci dire due volte. Io li aiutavo. C'era da sistemare la struttura. Avevo fatto molto per loro come architetto. Perdeva un aiuto, tra l'altro gratuito, peggio per lui, e me ne tornai a Saronno. Poi pensai a quell'invito che avevo ricevuto per l'agosto, chiamai Maria Grazia al telefono, se le andava bene una settimana, e così io mi ritrovai a Montesilvano e sarei stato pilotato così in questa città molto legata a me, perché a Montesilvano il giorno in cui io il 28 febbraio decisi di fallire e di assumere la mia triplice croce di un fallimento come persona, come ditta individuale Romano Amodeo e come società a responsabilità limitata Romano Amodeo, e c'ho le campane che, vedete, quando succede sempre qualcosa di eclatante, quello fu un momento eclatante per me. Dopo il tentativo umano di dar corpo a Cristo e arrivi al punto di dover decidere di salire sulla croce del fallimento, è il non plus ultra. E a Montesilvano 20.000 persone avevano atteso un grande miracolo quel giorno. Montesilvano era la mia Monte Sion, perché quella LV dentro è un numero romano, 55, e io a Montesilvano avrei digiunato 55 giorni anche per ottenere da questo Papa qui che mi ricevesse in Vaticano per ricevere quel nuovo percorso chiesto dal suo predecessore e che, dopo di averlo chiesto, non lo hanno voluto ricevere a costo che io morissi. Ecco, Montesilvano era importante per me e io dovevo essere portato lì. E per essere portato lì, ecco che Dio mi mette davanti una sosia di Anna Badari, questa volta una brasiliana, e mi costringe, per difendere lei, ad andare in quel posto dove non ci sarei andato se non succedeva quel litigio per difendere costei dagli abusi che stava ricevendo. È una cosa veramente straordinaria, perché ancora una volta la stessa faccia, la stessa persona che io vi mostro qui in questa mia tela che le feci quando appunto io nel 1990 riagganciai i miei rapporti con Anna Badari, e che vedete ha nei capelli due colori, il colore nero corvino che aveva quando era giovane e il colore bianco che aveva quando la rividi. Ebbene, proprio questo volto, con queste sembianze,
ha inciso 5 anni dopo che la mia amica non c'era più, e ha inciso in un modo pesantissimo, perché poi andando a Montesilvano si sarebbe aperto un fondamentale sito per la mia vita, perché, come io vi dico, io ho 3 nuove Gerusalemme. Una è Salerno, e Salerno e Salem, vedete, Gerusalemme, sono già abbastanza collegate insieme, quasi come nome. Ma c'è Montesilvano, che è Monte Sion, LV, dei 55 giorni di digiuno che vi avrei fatto. Montesilvano di quella croce che fu eretta e davanti alla quale 20.000 persone attesero il miracolo in cielo, quando io a Milano invece decidevo di salire nella mia solitudine sulla croce del mio fallimento. Questa Montesilvano, che sarebbe stata vitale per me, una delle 3 Monte Sion, perché la terza è Saronno. Saronno è quasi sa romano, perché se Ronno prendete la prima N, che è la 12ª lettera, e la trasformate nell'11ª e nella prima, ossia trasformate una N in ma, Ronno diventa romano e Saronno diventa sa romano, il romano di Salerno. Se poi considerate che io qui abito nel quartiere di Cassina Ferrara, Ferrara c'è il felittese romano, Romano Amodeo, scritto in Ferrara, Cassì, sei qua, napoletano, felittese, romano, Romano Amodeo. Questo dice Cassina Ferrara. E io a Cassina Ferrara abito nella Via Larga, il numero 12, in un cortile in cui sono venuto qui e ho vissuto prendendo posto in una cucina, ossia in una mangiatoia, e avevo il bue e l'asinello, ma erano mia madre e Sabato. Insomma, in questa vita straordinaria che ho io, ecco, dall'aldilà la stessa faccia si è ripresentata sulla mia vita e mi ha determinato ancora una volta una cosa fondamentale. Notate, un giorno io, quando mi trovai di fronte a lei che cercava, questa brasiliana, di fermarsi in Italia e era indotta a compiere cose terribili per rimanerci, io le dissi: ma hai bisogno che qualcuno ti sposi? Ecco, giunsi perfino per aiutarla a proporle un matrimonio di comodo, pur di non farla giacere in quello che stava rischiando di giacere. Mentre io me ne andai, fu mandata via anche lei. Non so poi più che fine abbia fatto. Che Dio la protegga. Ma Dio protegge tutti, io non ho alcun dubbio.